E ciao a tutti amici e benvenuti o bentornati su A Spasso col Drone. Secondo appuntamento con questo percorso di avvicinamento e quindi di preparazione all'esame per l'attestato A2. Se avete persa la prima puntata, la prima lezione sulla meteorologia, ve la lascio qui in alto nelle schede oppure il link in descrizione. Mi raccomando, andate a vederla. E mi raccomando, lasciate sempre un bel like di sostegno al canale per farci capire che questi video vi piacciono e qualora non sei ancora iscritto al nostro canale, ovviamente iscriviti e attiva la campanellina così non perderai tutti i nostri prossimi video. Ma direi di non perdere altro tempo e iniziamo subito con la seconda lezione. In questa lezione parleremo di prestazioni di volo e pianificazione. Parlando di prestazioni di volo, non possiamo non parlare dei principi del volo, quindi portanza e resistenza. Che cos'è la portanza? La portanza è una forza aerodinamica generata dalla differenza di pressione tra la superficie superiore ed inferiore di un corpo. Vediamo attraverso questa immagine come si genera la forza. Quindi, considerando un profilo alare immerso in una corrente uniforme, la portanza sarà generata dalla differenza di pressione tra il ventre, che è la porzione inferiore del perimetro del profilo che va dal bordo d'attacco al bordo di uscita, e il dorso, che è la porzione superiore del perimetro del profilo. In definitiva, la portanza è la forza perpendicolare alla direzione del flusso che viene generata dalla combinazione delle forze di pressione che si sviluppano sul dorso e sul ventre dell'aria. Ecco, è riassunto tutto in questa immagine. Vedete? Dall'immagine, infatti, si evince che quando un profilo alare è immerso in una corrente, oltre alla portanza, si genera anche una forza che si oppone al moto ed è diretta nel verso opposto al moto e prende il nome di resistenza. La resistenza di un profilo può essere di tre tipi molto importanti. Resistenza di attrito, che è dovuta all'attrito provocato dall'aria al passaggio dell'ala. Attenzione però, quell'attrito non è generato dallo sfregamento delle molecole d'aria contro la superficie dell'aria, bensì dallo scorrimento dei successivi strati d'aria l'uno sull'altro. La resistenza di forma, invece, è dovuta al comportamento aerodinamico, difatti dipende dalla forma dell'ala e dall'angolo dell'incidenza. Vedete qui? Questa immagine si vede appunto in base alla forma dell'ala e all'angolo di incidenza, angolo di attacco in questa immagine, vedete il flusso d'aria come varia? E poi c'è la resistenza indotta, che è generata dal flusso tridimensionale che si sviluppa lungo l'ala ed è dovuto alla distribuzione di pressione attorno al profilo, esatto, che varia lungo tutta l'apertura alare. Ok? Parlando di resistenza e di portanza, non possiamo non parlare dell'angolo di incidenza. L'angolo di incidenza è l'angolo compreso tra la direzione del vento relativo, ok? Eccola, vedete in questa immagine il vento relativo va verso destra. È la corda alare, come rappresentato nella figura accanto. Infatti, vedete, vento relativo, corda alare e qui c'è l'angolo di incidenza. Ok? L'orientamento di un profilo alare è dato dalla sua corda ed è quella linea che unisce il bordo di attacco con quello di uscita. Parlando di portanza, non possiamo non parlare del coefficiente di portanza. Il coefficiente di portanza sono dei numeri adimensionali che sono caratteristici per ogni tipo di ala e dipendono dalla geometria dell'ala, dal tipo di profilo alare e dall'angolo di incidenza. Quello che però a noi ci interessa sapere, andando a guardare anche l'immagine qui accanto, a noi interessa che all'aumentare dell'angolo di incidenza, ok, aumenta anche il valore del coefficiente di portanza, fino ad arrivare però ad un angolo di incidenza di 15 gradi, dove il coefficiente di portanza diminuisce bruscamente, dando poi origine allo stallo dell'ala.
abbiamo parlato di stallo, quindi entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere che cos'è lo stallo. E lo facciamo andando a guardare questa immagine accanto. Nella figura accanto, infatti, potete notare che durante il volo alla normale velocità di crociera, l'angolo di incidenza è lontano dal valore critico, dopo che l'aria ha seguito il profilo alare per una buona porzione del dorso, vedete, a un certo punto si stacca, ok? Quindi si chiama punto di separazione e se ne deriva una scia vorticosa, ok? Quindi all'aumentare dell'angolo di incidenza il punto di separazione si sposta in avanti del dorso, facendo quindi aumentare la scia vorticosa, e al raggiungimento dell'angolo critico di incidenza il distacco del flusso aerodinamico assume delle proporzioni talmente grandi da far diminuire la portanza e aumentare la resistenza, e facendo diminuire troppo la portanza e di conseguenza aumentando troppo la resistenza otterremo dei valori che praticamente rendono impossibili il sostentamento dell'aeromobile in aria, quindi anche dei nostri droni. Parlando sempre di aerodinamica, adesso analizziamo nello specifico cosa può derivare se un'elica non funziona correttamente, se è danneggiata. La prima cosa, potremmo notare un aumento delle vibrazioni sul drone, quindi il drone sarà instabile. Di conseguenza ci sarà un aumento della temperatura dei motori, perché stanno sforzando per mantenere il drone in aria. Allo stesso modo ci sarà un'usura dei cuscinetti, un yellow effect in camera, non so se vedete ogni tanto che la camera sembra che vibra, no? Molto spesso è dovuto ai gommini del gimbal, insomma, che magari sono danneggiati. In questo caso può avvenire anche se un'elica è danneggiata. Aumentano i consumi, se ne riduce quindi la capacità della batteria e quindi del tempo in volo. E ovviamente la centralina è maggiormente sollecitata, perché sappiamo che la centralina scambia tutte queste informazioni, quindi tramuta le indicazioni provenienti dalla PMU e appunto le traduce in azioni, dando appunto i giusti comandi ai motori, e quindi avendo un'elica danneggiata impazzirà, perché dovrà fare tantissime correzioni la centralina. Detto questo, sempre nei principi del volo andiamo ad analizzare la propulsione, andiamo a vedere quali sono le quattro forze, ok, che sono messe in campo durante il nostro volo. C'è il peso, che è costituito ovviamente dal peso del velivolo e del carico pagante, del payload, ok? Quindi il drone più batteria più eventualmente una camera. La direzione di questa forza, quindi della forza peso, è sempre diretta verso il basso, vedete nella figura. Poi vi è la spinta, che è la forza motrice generata dal sistema propulsivo, quindi è la forza che fa muovere il drone generata appunto dalla propulsione, che può essere motoelettrica, turbogetto, turbofan, eccetera. E poi vengono le altre due forze che abbiamo già citato in precedenza, cioè la portanza, che è la componente della forza aerodinamica risultante ortogonale alla direzione del moto, vedete, quindi è verso l'alto. E poi c'è la resistenza, che abbiamo detto che è la forza che si oppone al moto ed è generata da tutte le superfici investite dal flusso d'aria. Vedete qui? Quindi è una forza parallela alla direzione del moto e agisce in direzione opposta alla spinta. Entriamo nello specifico e andiamo a vedere come queste forze agiscono su un multicottero, quindi sui nostri droni. In condizioni di hovering, quindi quando il drone rimane fermo in aria, cosa avviene? Che la spinta, ok, data dalla somma delle spinte di ciascuna elica, equilibra il peso. In condizioni di volo stabilizzato, a quota e velocità costanti, una componente di spinta serve per equilibrare il peso, mentre un'altra, quindi ci sono due componenti di spinta, serve per imprimere il movimento nella direzione voluta, ok? E a sua volta equilibra la resistenza che si oppone, come abbiamo detto, al suo avanzamento. Vedete nella figura? Quindi una forza di spinta serve a equilibrare il peso, quindi per mantenerlo fermo in aria, e l'altra forza di spinta serve per dargli il movimento e appunto a equilibrare il movimento opposto che è dato dalla resistenza. Detto questo, andiamo a vedere come si muove il drone e soprattutto nello specifico su quali assi si muove il drone. C'è l'asse longitudinale, che è una linea netta muso-coda che passa per il centro di gravità, e il movimento associato attorno a quest'asse è il rollio, il roll,
Quindi il drone fa così, destra-sinistra, ok, giusto per intenderci. Poi abbiamo l'asse verticale, che è una linea retta che passa per il centro, vedete qua in rosso, e il movimento attorno a questo asse è l'imbardata, il famoso yaw, quindi il drone ruota a 360 gradi su se stesso. E poi abbiamo il movimento trasversale, che è sempre una linea retta che passa sempre per il centro di gravità, però diciamo è opposta al rollio. Attorno a quest'asse si sviluppa il movimento di pitch, di beccheggio, quindi il drone avanza in avanti e indietro, quindi avanti e indietro è il pitch, poi il roll destra e sinistra e lo yaw 360 su se stesso. Sempre a proposito degli assi di rotazione, abbiamo visto nella sezione precedente che è la forza che si oppone al peso e la portanza, quindi è importante per il pilota di drone essere in grado di poter aumentare o diminuire la portanza generata dai motori in modo da guadagnare o perdere quota, oppure di poterlo inclinare nella direzione che è voluta per far muovere il drone nell'aria. Ma come avvengono i movimenti in volo? Come facciamo a gestire i movimenti intorno ai tre assi con i multicotteri? Allora, la maggior parte dei multicotteri, quindi i nostri droni, utilizzano la soluzione dei rotori controrotanti coassiali. Quindi, in base ai movimenti che il multicottero deve fare, la centralina cosa fa? Andrà a gestire il numero dei giri dei motori e di conseguenza la velocità di rotazione delle eliche. In che modo? Quindi per andare avanti e indietro, quindi il beccheggio o il pitch, la centralina cosa fa? Aumenta la potenza dei motori posteriori e diminuisce nel frattempo quella dei motori anteriori, o viceversa, in modo da inclinare la fusoliera nella direzione voluta, quindi verso in avanti o verso indietro. Per inclinare invece il mezzo verso destra o verso sinistra, quindi per fargli fare il rollio, la centralina diminuisce la potenza dei motori da un lato e l'aumenta dall'altro lato. Ok? In tutti questi casi l'effetto qual è? È quello di sollevare il drone dalla parte in cui i motori accelerano, ok? E abbassarlo dalla parte in cui rallentano. In questo modo la spinta delle eliche non è più perpendicolare e il mezzo viene spostato verso il lato in cui si è abbassato. Facciamo un esempio, ok? Quindi se vogliamo andare in avanti, cosa fa? Lui aumenta il numero di giri di motori dei motori posteriori, diminuisce quelli anteriori e il drone va in avanti. Viceversa, indietro. Stesso modo lateralmente, se vuole andare verso destra, aumenta la spinta dei motori di sinistra e diminuisce verso destra, quindi il drone andrà verso destra o verso sinistra. Ecco, in questo schema praticamente viene riassunto tutto quello che vi ho detto in precedenza. Quindi per salire e scendere si aumentano contemporaneamente tutti e quattro i giri dei motori per salire e si diminuiscono per scendere. Rollio, come vi ho detto, si aumentano i laterali e si diminuiscono gli opposti. Stesso discorso per il beccheggio, quindi si aumentano o si diminuiscono i motori anteriori o posteriori. E per l'imbardata invece, diciamo, a due, uno sì, uno no, si aumenta e si diminuisce. In questa slide, analizzando la disimmetria, andiamo a vedere quello che interessa più a noi e come sono installati i motori sui nostri droni. Quindi vengono installati in modo tale che quelli adiacenti abbiano un verso di rotazione opposto. Quindi, per esempio, motore numero 1, senso antiorario, orario, antiorario e orario. Quando siamo in volo e stiamo in hovering a bassa quota, si può verificare un effetto chiamato effetto suolo. Vediamo in questa immagine, c'è un esempio di un elicottero, ma è uguale anche per i droni. Cosa ci dice? Che quando il rotore principale produce portanza, cosa fa? Aspira una certa massa d'aria che si ritrova al di sopra delle eliche, in questo caso del disco rotante, e la scarica sotto sul suolo. Quindi un elicottero o un drone che vola in vicinanza al suolo avverte una sorta di galleggiamento, come se fosse su un cuscino d'aria. Tutta quest'aria che fa fatica ad allontanarsi dal rotore, una volta che l'ha attraversato,
fa sì che aumenti la pressione sul veltre della pala o delle eliche, andando così a diminuire la resistenza indotta. Grazie alla diminuzione della resistenza avremo infatti bisogno di meno potenza per mantenerci in volo stazionario rispetto ad esempio ad un volo a una quota più alta, dove l'aria, una volta attraversato il disco rotante o le eliche, sarà libera di dissiparsi. Per contro però, quest'aria che tocca la superficie al di sotto dell'aeromobile, quindi l'aria che tocca il suolo, per poi risalire a una velocità inferiore scontrandosi con le masse che scendono dal rotore, va a generare una zona di perturbazione che produce delle vibrazioni, il che rendono la macchina particolarmente instabile durante un volo in effetto suolo. Quindi non so se vi è mai capitato di volare bassi e notate che a un certo punto il drone da solo varia di quota, come se stesse ballando su e giù, su e giù. Quello è dovuto appunto all'effetto suolo. In quei casi non bisogna mai, dico ancora mai, continuare a volare bassi, bisogna subito riprendere quota e uscire dall'effetto suolo, perché è molto molto pericoloso. Analizzati i principi del volo e le conseguenti prestazioni in volo, passiamo alla pianificazione. Quindi andiamo a vedere l'inviluppo e le limitazioni al nostro volo. Prima di volare, che cosa è necessario? Controllare il bilanciamento del mezzo, distribuire le masse per bilanciare il mezzo al meglio. Difficilmente dovremo fare questa operazione perché è già progettato per essere bilanciato, ma magari se vogliamo installarci sopra delle luci ausiliare o delle camere ausiliari, ovviamente dobbiamo stare attenti a questo bilanciamento. Controllare anche l'evoluzione delle eliche e poi controllare, mi raccomando, sul manuale di volo le limitazioni del mezzo. Ad esempio, il vento a terra ed in quota, qual è la resistenza massima al vento, quindi la temperatura a terra, qual è il range di operazione ideale, sappiamo 0-40 gradi. Se ci sono delle possibili perturbazioni in arrivo, quindi ritornando al discorso meteorologia che vi ho detto nella precedente lezione, capire in base alle nuvole in che condizioni ci troviamo, se può essere che da lì a breve possa piovere, eventuali tempeste magnetiche, quindi se siamo in presenza di una tempesta geomagnetica oppure ci sono vicino a noi delle fonti che possono generare delle interferenze, come possono essere dei pali ad alta tensione, dei tralicci o dei ponti radio. Andare ad analizzare qual è l'autonomia del drone presunta. Quindi sappiamo, no, ad esempio, che con il nostro drone, se tutto va bene, ha un'autonomia di 25 minuti. Quindi nel pianificare una missione sappiamo quanto tempo possiamo stare in aria in sicurezza. Ed andare a controllare eventuali geofence attive. Quindi se abbiamo attivato delle geofence per rimanere all'interno di alcuni parametri che ci vengono imposti, come ad esempio può essere un'altezza massima. Tutto ciò che vi ho appena detto passa dalla redazione e dalla compilazione della famosa checklist. Ogni volta che si decide di volare sarebbe appunto buona norma andare a effettuare una serie di controlli finalizzati alla sicurezza del volo, che è tutto quello che è racchiuso appunto all'interno di una checklist. Una checklist può essere anche personalizzata, può essere diversa tra persona a persona, però deve avere una serie di controlli che siano più o meno standard. Andiamo ad analizzarlo insieme. Ecco, questa diciamo è la nostra checklist che utilizziamo a lavoro. E quindi nella prima parte abbiamo appunto tutta la parte relativa al mission planning, quindi andare a pianificare la nostra missione, quindi tutto il discorso di studio dell'area di volo, andare a controllare i NOTAM, quindi tutto il discorso di sicurezza per le persone, per i veicoli, se ci sono degli alberi, dei pali, dei cavi, se dobbiamo appunto portarci con noi sempre uno strumento di primo soccorso, un estintore, e infine andare a delimitare e identificare l'area di decollo e atterraggio. Fatto questo, poi bisogna andare a effettuare delle ispezioni visive al nostro drone, quindi togliere il drone dal nostro case, controllare che le eliche siano in buone condizioni, controllare che appunto tutto il frame del drone sia pulito e non ci siano parti danneggiate, assicurarsi appunto che il gimbal della camera, diciamo, sia funzionante, quindi togliere eventuali protezioni da urti, vedere che i carrelli sono a posto, le batterie della radio siano completamente cariche, la batteria del drone completamente carica, SD svuotate, eccetera. Fatto questo, passiamo ai controlli pre-volo. Quindi abbiamo definito l'area di decollo, togliamo il proteggi gimbal, attacchiamo le eliche, connettiamo appunto la radio al drone, aggiustare le antenne,
essere sicuri appunto che ci sia corrente appunto nelle nostre batterie nel drone, e andare a fare le eventuali calibrazioni dell'IMO o del compass, quindi della bussola se ce lo richiede, andare a vedere che ha beccato tutti i GPS, quindi tutti i satelliti, se ha memorizzato l'on point per un ritorno a casa. Dopodiché siamo pronti, diciamo, a partire, a decollare. Quando si va in volo, ovviamente si decolla, si lascia il drone in hovering per una decina di secondi, si fanno una serie di manovre per andare a verificare che tutti i comandi corrispondono alla perfezione, quindi avanti, dietro, destra, sinistra, per verificare che, insomma, che funzioni tutto correttamente. E infine poi ci sono i controlli post volo, quindi una volta atterrati naturalmente spegniamo il drone, spegniamo la radio, togliamo le eliche, riattacchiamo la protezione del gimbal, magari ci scarichiamo i dati di volo per analizzarli al computer, per andare a vedere soprattutto se c'è stata qualche anomalia, quindi andarne a capire la causa. Poi cosa facciamo? Andiamo a controllare ad esempio la temperatura dei motori, la temperatura della batteria. Andiamo adesso ad analizzare quelle che possono essere delle manovre di emergenza o comunque sia delle situazioni di emergenza, come ad esempio la perdita del data link, quindi la perdita del segnale tra drone e radio. Quando può accadere questa cosa? Quando il drone esce dal raggio di trasmissione della radio, quindi quando l'avete spinto troppo in avanti rispetto al dovuto, se la radio è spenta, se il ricevitore perde potenza per qualche motivo, magari c'è un ostacolo fra di voi, o se comunque sia se la radio principale smette di funzionare. Sappiamo però che qualora dovesse accadere una cosa del genere, appunto parte il fail safe primario, quindi il fail safe classico che c'è su tutti i droni, quindi perdendo il sistema di comunicazione per più di 2 secondi tra radio e drone, in automatico il drone ritorna alla OMMO che è stata impostata durante la fase di aggancio dei satelliti, quindi durante la fase di decollo. In caso estremo, qualora abbiamo anche un sistema di fail safe ausiliario, il famoso terminatore di volo, possiamo andare a spegnere tutti i motori e quindi far sì che il drone cada in una zona sicura. Si può verificare, per assurdo, anche una perdita di potenza dei motori. Ok, quindi la velocità e la quota del drone diminuiscono e un motore probabilmente si è piantato. Vi ricordate sul Mavic Mini quando appunto non erogava molta potenza, quando la batteria era un po' scarica? Ecco, quello può essere una cosa del genere, quindi un'emergenza molto comune che può capitare. E se ci troviamo in questa situazione, il comportamento del pilota deve essere quello di cercare di farlo atterrare, se possibile, in sicurezza. E nel caso in cui non è possibile, terminare il volo, quindi spegnere i motori e farlo cadere in una zona di sicurezza. L'altra manovra di emergenza, l'altro fail safe ormai presente su quasi tutti i droni, è legato al livello della batteria che è basso. Quindi se la carica della batteria risulta insufficiente a mantenere il drone in volo, si attiverà appunto un fail safe che lo farà atterrare automaticamente nella posizione registrata durante l'on point. Ci sono però 2 livelli di fail safe. Il primo, appunto, se c'è comunque sia ancora un po' di carica residua, il drone torna a casa. E poi c'è l'altro, quello delimitato nella barretta rossa sui droni DJI, dove il drone non tornerà più a casa, ma gradualmente abbasserà la quota e noi potremo magari cercare di gestire soltanto la posizione. Un'altra situazione di emergenza può essere data dal fatto che i sensori anticollisione potrebbero anche non funzionare. Infatti i sensori non sono sempre efficaci ed efficienti. In alcuni contesti infatti il loro funzionamento è fortemente limitato. Quindi al buio i sensori ottici non funzionano, in presenza di ostacoli piccoli e difficilmente identificabili i sensori ottici non è che funzionano al meglio. Il VPS, quindi i sensori inferiori, non funzionano sopra i 10 metri, in alcuni droni anche sopra i 30 metri. In presenza di ostacoli riflettenti i sensori non funzionano al meglio. Vi ricordate quando tutti suggeriamo, mi raccomando, non volate a bassa quota sul mare perché il drone potrebbe inabissarsi? È dovuto proprio al fatto che i sensori inferiori del VPS non funzionano perfettamente se hanno una superficie riflettente. Oppure in presenza di ostacoli trasparenti i sensori rilevano delle distanze errate. Ricollegandoci al discorso meteo affrontato già nella precedente lezione, andiamo a vedere cosa deve fare il pilota di drone per affrontare al meglio una missione di volo, quindi come andare ad analizzare
la situazione meteorologica. Un pilota di droni, per avere una visione d'insieme dell'evolversi del tempo, oltre ad ascoltare i bollettini meteo o a verificare sulle varie app le condizioni meteo previste, una volta che è sul posto deve andare a osservare il cielo e andare a vedere anche la presenza di alcuni fenomeni che sono caratteristici e legati appunto al mutare di alcune condizioni meteorologiche. Indicazioni importanti infatti si possono trarre dalla osservazione della direzione e dell'intensità del vento, ad esempio, nonché dall'instaurarsi o dal modificarsi della nuvolosità. Senza entrare nel dettaglio delle cause della direzione del vento, dei tipi di nuvole, che ne abbiamo già parlato appunto nella precedente lezione, è giusto sapere che generalmente nelle nostre regioni la predominanza di venti da sud e da ovest significa vento instabile, quindi probabilità di eventuali perturbazioni, mentre i venti da nord e da est, salvo nel settore orientale, portano a un miglioramento del tempo. Questa, diciamo, è più o meno la regola generale. Parlando di meteo e sopralluogo, andiamo a vedere anche come può incidere un rilievo. Il vento infatti supera, come vediamo da questa immagine, i rilievi scorrendo lungo il pendio di sopravvento, raggiungendo la sommità e scorrendo di nuovo in basso dal pendio di sottovento. Quindi avremo una corrente ascendente e una corrente discendente. La corrente ascendente ci dà l'acquisto di quota, velocità e potenza ed è utile al volo, mentre la corrente discendente ci può dare una perdita di quota e turbolenza, quindi è assolutamente da evitare. Quindi più il pendio è scosceso e irregolare, maggiore è la turbolenza generata. Quando ci troviamo in cresta c'è uno strozzamento, quindi c'è più velocità e meno pressione. Quindi prestare attenzione a non essere spinti sul versante sottovento e andare a vedere appunto cosa ci indica l'altimetro. Per concludere tutte le verifiche che si fanno appunto una volta arrivati sul punto della nostra missione, che cosa dobbiamo fare prima di volare? Dobbiamo verificare, come già detto, la presenza di ostacoli sul territorio, come possono essere antenne, ripetitori, avvallamenti, colline o altri ostacoli. Andare a verificare lo spazio aereo su D-Flight, quindi se ci troviamo in una TZ, in una zona proibita, regolamentata, zona pericolosa. Verificare il punto di decollo e atterraggio, non ci deve essere appunto il passaggio di veicoli o di persone. Verificare se ci sono obiettivi sensibili, quindi ambasciate, zone militari, zone protette. In caso di voli su zone private, dobbiamo anche chiedere e ottenere i dovuti permessi, tranne se il volo è panoramico, quindi un'altezza molto alta in cui non si va a violare la violazione della privacy. E in presenza di persone nell'aria, bisogna sempre far filmare una liberatoria per l'utilizzo delle immagini o dei video, sempre legato al discorso privacy. E siamo giunti al termine anche per questa lezione, vi ricordo sempre di lasciare un bel like di sostegno, se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina, così non perderete tutti i nostri prossimi video, tra cui anche l'ultima lezione di questo percorso di avvicinamento e di preparazione all'esame dell'attestato 2. Non mi resta che salutarvi, ricordandovi di seguirci anche su tutti i nostri altri social network e come al solito vi saluto augurandovi buon volo a tutti!